Voi, buongiorno mister. Ciao, buongiorno. Mister, io partirei da un passetto indietro, dalla partita contro la Cremonese. Parma ha giocato una buona partita, lo ha detto anche lei nel post-gara, ma ha perso. È stato punito dal cinismo degli avversari soprattutto in una fascia di gioco, e la mia domanda è: il cinismo che a questa squadra sta un po' mancando, si può insegnare? Ok. Sì, hai detto bene, la lettura della partita, rivedendola anche, ma non serviva perché la cosa che abbiamo fatto sul campo sono state sulla falsariga del secondo tempo contro il Pordenone. Abbiamo sbagliato due letture perché magari il terzo gol è arrivato in una situazione dove siamo usciti per qualche minuto, derivante appunto dal secondo gol preso, stavi attaccando, hai sbagliato diverse occasioni per andare a pareggiare o passare in vantaggio prima sullo 0-0 il primo tempo. E quello ha fatto sì che potessi prendere il terzo gol, ma non deve accadere, però il cinismo è una cosa su cui sicuramente si deve lavorare, sul campo, esercitarsi, esercitazioni al tiro in porta, all'ultimo passaggio, ma la prestazione che ha fatto la squadra è stata una buona prestazione perché noi facciamo gli allenatori, voi giustamente fate i giornalisti, tante volte ci si basa sul risultato, altre volte sono stato d'accordo con voi. In questa partita io esco dalla partita di Cremona con una squadra che se fa sempre queste prestazioni io ci metto la firma e non potrà sempre andare male perché tre tiri in porta concessi all'avversario e non è un avversario come gli altri perché è la prima in classifica e 70% di possesso palla, ma a me sapete benissimo che a me il possesso palla, quello asfittico, quello così, tanto per farlo, non piace, ma sempre con l'obiettivo di andare ad attaccare, di andare a verticalizzare, di andare a far gol e a creare i presupposti per farlo. Lo abbiamo fatto nel primo tempo, sbagliando a volte l'ultimo passaggio, la conclusione finale, ci siamo presentati davanti al portiere, un gol annullato, insomma, situazioni che potevano sicuramente portarci già dall'inizio della partita a fare qualcosa di meglio, ma poi ancora di più nel secondo tempo. Io se penso che abbiamo affrontato la Cremonese, ha detto anche del suo allenatore, e avevo visto 5-6 partite dei nostri avversari, non ha mai sofferto così, ha sempre creato tante occasioni, gliene abbiamo concesse pochissime, e ripeto, due letture, perché un cross da palla laterale nel primo gol è una giocata centrale, che è un'imbucata centrale che è di facile lettura dove siamo andati in avanti invece che scappare e questo ha fatto sì che con difesa schierata, quindi abbiamo fatto due cose che non sono usuali per noi, di lettura facile e purtroppo ci sono venuti due gol, ma nel frattempo io ti devo dire che dopo la partita di Cremona, se ero l'allenatore della Cremonese, con tutti gli errori che sono stati fatti in difesa, 16 tiri in porta dentro l'aria, 24 cross, ultimi passaggi, situazioni, tiri in porta, sarei stato molto più preoccupato. E noi non siamo stati bravi a punire i tanti errori, episodi che hanno fatto i nostri avversari, ma anche per bravura del Parma, che davanti si è mosso bene, ha saputo quando verticalizzare, ha saputo quando aprire. Ha letto bene situazioni che in altre partite magari non avevamo letto bene e sicuramente potevamo farne meglio, ma siamo stati arrembanti, la mentalità, l'atteggiamento, l'aggressività, il recupero palla veloce nel momento in cui andavamo in fase di perdita di palla, subito eravamo pronti ad attaccare forte in avanti. Questo è l'atteggiamento, la mentalità. L'allenatore e il suo staff deve lavorare, ho vinto campionati. Nell'andare a comandare la partita, siamo andati a Cremona non per essere Sparagnini. La classifica avrebbe detto che la partita poteva essere al contrario. La Cremonese dominava il campo, ci faceva 16 tiri in porta, 16 occasioni, i punti in classifica doveva essere questo. Parma ha dimostrato di non essere inferiore sul piano dell'organizzazione, nonostante sono partiti una squadra, se andiamo a leggere i nomi della squadra di partenza, tanti giovani, tanti ragazzi, vuol dire che la squadra sta crescendo. E quindi questo noi dobbiamo continuare perché per vincere i campionati serve un atteggiamento, una mentalità, un'organizzazione che ti porta poi a vincere. Abbassi le percentuali degli altri, quindi devi diventare una delle migliori difese, quindi ci vuole quell'attenzione in più in certe situazioni, però concedere, il nostro portiere non ha fatto una parata, concedere tre tiri in porta, no? Un cross e due tiri in porta, concedere e andare nell'area di rigore avversaria, nella metà campo avversaria e arrivare tante volte lì e creare così,
Questo deve fare la squadra, aumentare le percentuali in fase offensiva. Questo è nel nostro lavoro. Poi, in genere, nel calcio, nella continuità di questo lavoro, ti premia e ti porta vantaggi. Ora, in questa fase, io guardo le mie partite, 6 pali colpiti, 3 salvataggi sulla linea. Mi sembra un po' troppo. Insomma, in genere queste cose succedono in un campionato, non in 9 partite, 10 partite giocate. Quindi dobbiamo essere ancora più cinici. Poi nel calcio si dice, gli altri sono stati bravi, organizzati, cinici. Ma io onestamente, con tutto il rispetto per la Cremonese, che è una buona squadra, un'ottima squadra, ben guidata, che ha fatto un percorso di 1 anno e mezzo di lavoro insieme, io se esco dal campo sabato e sono l'allenatore da Cremonese, un po' per le cose in fase difensiva non dico che sono stato organizzato, perché una squadra avversaria non mi fa 16 tiri in porta, mi prende 23 cross se sono organizzato. E se facciamo noi la partita da Cremonese, perdiamo 3-0, la perdiamo 3-0 se facciamo quella partita, diciamo che abbiamo fatto i disastri. E quindi va letta la partita. Se parliamo della partita singola, siamo stati sulla falsariga di Pordenone, dove abbiamo messo 2 sbavature, 2 errori di lettura in difesa che ci sono costati a caro prezzo, troppo a caro prezzo, e dovevamo stare più attenti e ci lavoreremo per migliorarli. Però nello stesso tempo l'atteggiamento della squadra nel voler andare a prendere in casa e fuori casa a fare le partite, quello che deve fare una squadra che vuole vincere i campionati. Quando io ho vinto i campionati, la squadra era quella che doveva prendere le partite, non andava a sparagnina, non andava a giocare tanto per, segnava tanto, giocava e era. Poi qualche partita ti riesce meno bene, no? E la porti a casa sporca, no? Ma questo succede anche all'Inter, che vince il campionato, lo scudetto in Serie A, qualche partita sporca, magari dove non riesce a essere così brava, la vince. E in questo dobbiamo crescere, no? In maturità, essere bravi anche a far quello, ma nella continuità del campionato devi avere una tua organizzazione, un tuo atteggiamento, una mentalità per dover andare a comandare, a prendere in mano le partite sia in casa che fuori casa. E in questo ci stiamo lavorando, ed è normale che nei passaggi, qualche volta in qualche episodio, non ti può andare nel verso giusto. Però l'applauso dei tifosi, dei nostri tifosi alla fine della partita, della curva, ai ragazzi, è stato significativo di aver visto un atteggiamento, una squadra che non ha mai rinunciato dal primo al 95° minuto, nonostante l'avversità di aver preso gol, ha insistito, potevamo riaprire la partita, potevamo andare sul 3-2, sul 3-pari, e in quelle situazioni anche non si sa, quello a mezz'ora alla fine abbiamo avuto più volte l'occasione di andare sul 3-2, sul 3-pari. È vero, abbiamo commesso qualche errore dietro, ma, e abbiamo pagato a caro prezzo, però il fatto di aver concesso pochissimo è un dato, sta nei numeri. Dobbiamo continuare a lavorare, a migliorare e arrivare a quello che dicevi tu, l'essere ancora più cinici, cattivi sotto porta, determinanti, perché nel primo tempo sullo 0-0 abbiamo avuto 3-4 palle e lì una squadra come la nostra deve fare gol. Nicolò, faccio l'ultima domanda, che in realtà poi sono 2 domande in 1. La prima, la condizione di Buffon e di Pander, se li recupera per domani, e poi le chiedo una considerazione su 2 difensori, 2 giovani, uno è Dirks e uno è Balog, soprattutto su Balog, perché lei lo ha lanciato alla sua prima promo, poi lui purtroppo si è fatto male, adesso è rientrato da qualche settimana, e quindi le chiedo se potremmo vederlo a breve. Sì. Allora, per quanto riguarda gli infortunati, la scorsa settimana siamo stati un po' più cauti nel dirlo, perché speravamo fino in fondo di Buffon e Pande veramente di recuperarli. Poi sono arrivati i risultati degli esami all'ultimo momento, giocavamo una partita dopo 2 giorni, abbiamo giocato sabato, martedì, è chiaro che non puoi fare una risonanza, no? Dopo, il giorno dopo, perché ancora non si vede nulla, perché è troppo fresco. In genere le risonanze e gli esami, diciamo, come si dice, insomma, clinici, si fanno dopo 48 ore da una partita, perché si vede ancora di più se c'è una lesione o non c'è. Quindi abbiamo dovuto aspettare da ultimo, quasi da ultimo, il fatto di sapere il responso della risonanza prima di poter dire se i ragazzi potevano essere della partita o meno. Le risonanze hanno evidenziato che c'era qualcosina, no? A livello sia per Gigi che per Pandev, e quindi poi non li abbiamo portati ovviamente in panchina, però dovevamo aspettare il responso della risonanza, e quindi non sono disponibili neanche per domani. Come loro, Cassata, che sappiamo che ha avuto alla prima sua ingresso in campo, dopo 1 minuto ha preso un pestone e ha avuto la frattura del piede, Costa, che ha avuto anche lui un problemino nella partita precedente, però
E quindi siamo in una fase, non sono alibi, a me non mi piace l'alibi, non mi piace parlare di queste cose, cioè è un evidenziare una situazione, no? Abbiamo qualche ragazzo che rientra da infortunio, Koulibaly è stato fuori, non l'abbiamo mai avuto, si allena con noi da un mese circa, ma è stato fuori 2 mesi e mezzo, quindi lo stiamo cercando di recuperare Koulibaly. Balog è stato fuori 2 mesi e mezzo, anche lui per un infortunio, e quindi Inglese stesso, e quindi stiamo cercando di recuperare. In questo contesto non possiamo mai sorridere, dobbiamo sorridere sempre a mezza bocca, perché con Pordenone abbiamo vinto una bella partita, un bel secondo tempo, subito, track, si è cascata sulla testa una tegola, perché abbiamo perso Buffon e Pandev, che stavamo portando piano, mi riferisco nel caso specifico a Pandev, a una condizione più vicina alla sua reale potenzialità, perché ovviamente quelli che sono arrivati con qualche problemino, magari a livello di continuità di gioco non l'avevano, gli allenamenti magari fatti in precedenza o erano fuori rosa, avevano qualche problema, quindi è normale che dovevamo allenarli. In questo senso solo il tempo e il campo. E purtroppo hanno avuto qualche problemino, però a me non piace accampare alibi o scuse, ma è una constatazione di fatto, e quindi non sono disponibili. E vedremo con gli altri nella partita, stiamo utilizzando gli altri ragazzi dell'organico della rosa, e con quelli dobbiamo fare. Lo stesso Schiattarella ha avuto qualche problemino, no? Però siamo qui e valutiamo di giorno in giorno, con le 3 partite dobbiamo in una settimana. Dobbiamo valutare anche i recuperi fisici che rientrano dentro questo, no? Questo contesto. E quindi Balog oggi non è pronto ancora per poter iniziare una partita, perché sta recuperando da un infortunio lungo. Per quanto riguarda, mi hai fatto la domanda, Dix è ancora fermo ai box, e Valenti anche lui dopo 4 mesi di infortunio ancora, l'ho visto poche volte in campo e obiettivamente non è pronto ancora per poter essere utilizzabile. Tutto qua, questo è il quadro. Sandro, buongiorno. 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 Ciao. Ciao. C'è la sensazione che il Parma sia debole soprattutto psicologicamente in questo periodo. Cioè questa altalena dei risultati sta mettendo un po' in difficoltà anche i più temprani. Ma certo, vabbè, sai, hai visto la foto, no? Dopo, nello spogliatoio, dopo la vittoria del Pordenone. Cioè io mi sono un po', sono rimasto un po' così, non ho detto nulla, nel senso, perché lì c'è tutta la gioia, la felicità di aver vinto la partita, con la consapevolezza che vieni fuori da un periodo, insomma, che non è questo il mio il nostro breve periodo, il mio breve periodo di 2 mesi e mezzo, ma che parte da lontano, no? Quindi quella gioia lì, no, esasperata, ti fa capire quanto il gruppo, quanto l'ambiente all'interno abbia la volontà della vittoria, gli manchino i 3 punti, gli manca l'episodio giusto che gli fa dare continuità, no, a queste emozioni positive. Vieni da una retrocessione, la ripartenza non è stata positiva, le critiche, la pressione della maglia che devi vincere a tutti i costi. È normale che il sale del calcio è il risultato, e quello che ti porti dietro è l'episodio positivo rispetto a quello negativo. E dentro una partita, non a caso ho spiegato prima, il primo e il secondo gol sono state letture facili da leggere con squadra schierata, no? Che un passante sul primo cross, una seconda azione lì dove la difesa era schierata, dove non dovevamo prendere gol, però nella partita hai preso il terzo, perché è come il pugile, no? Non te l'aspettavi, stai facendo una buona gara, prendi un 1-2 così. E sei andato un attimo, sei uscito per qualche minuto fuori dalla partita in virtù di questa cosa che a volte paghi nell'episodio negativo che ti succede. C'era successo col Pordenone, che avevamo cominciato subito bene, anche domenica, sabato abbiamo iniziato bene, poi magari al primo tiro, quello è per terra, si rialza, boom, al volo, becca l'angolino. E tu sei lì a ripartire di nuovo. Sono mine tutte le volte, no? Al morale, alla fiducia, che ovviamente ti fanno tornare un attimino e ovviamente far venire qualche timore in più. Ecco perché mi piace esaltare ancora di più quello dove sto spingendo tanto, e su non guardare l'episodio con la squadra, ma sconfiggerlo, andargli addosso, cioè far girare la ruota con la personalità, la mentalità, l'atteggiamento che ci vuole. Quello che mi è piaciuto, che io guardo come allenatore sul 2-0, sul 3-0, è che la squadra ha continuato, ha messo palla al centro, sì,
dopo essere stata bastonata in quel momento anche immeritatamente per il risultato, perché stavamo giocando noi la partita, quindi stavamo dominando la partita e arrivavamo lì, facevamo occasioni e la sbagliavamo, occasioni e non andava dentro, il salvataggio sulla linea, l'occasione davanti alla porta, ci siamo arrivati 5-6 volte davanti al portiere, e magari tiri fuori, sbagli, pare il portiere, e non riesci a essere così cinico cinico. Con 16 occasioni e 6 cinici, uno è cinico quando ne fa due ne mette dentro due, cioè, ma far gol è chiaro che in quel momento della partita, in certe partite ti dà quell'entusiasmo, quella fiducia in più, che in questo momento ovviamente ai ragazzi, subendo l'episodio negativo, non accade. Però ripeto, a Cremona ho visto come col Pordenone nel secondo tempo quella reazione giusta da squadra lucida che va in campo, gioca, fa la partita arrembante, va là, fa le cose che prepara durante la settimana. Poi sbagliamo il cross, sbagliamo l'ultimo passaggio, sbagliamo il tiro perché para il portiere o non facciamo gol, ma lì siamo e lì dobbiamo essere. Poi non andrà sempre così, no? E quella deve essere la nostra mentalità, il nostro atteggiamento e organizzazione di squadra. Poche occasioni agli altri, quasi niente se possiamo, anche se nel calcio è quasi impossibile, e creare noi le opportunità per poter andare a far male, essere più bravi negli ultimi 25-30 metri. Poi il calcio ci vuole anche, come ha detto il suo allenatore, il secondo tempo ci siamo impauriti, l'allenatore della Cremonese, che è stato molto onesto e chiaro, ha parlato anche alla fine, cioè, oggi c'è stata la fortuna e nel calcio in certe situazioni ci vuole, no? Al di là dell'infortunio di Tizio, di Caio, ma nell'episodio della partita ci vuole anche, e domenica e sabato noi ce la siamo cercata la fortuna, ma non ci è arrivata addosso, non siamo stati premiati, non si può dire che non ce la siamo cercati con l'atteggiamento, con l'aggressività, con l'intensità che, ripeto, i nostri tifosi a fine partita con quell'applauso hanno riconosciuto, che la squadra fino in fondo ci tenevamo veramente. C'è grande amarezza in questo, perché sapevamo che i nostri tifosi ci tenevano particolarmente a questa partita e volevamo fare una grande partita sotto tutti gli aspetti. Peccato, perché negli episodi a favore e contro la squadra non è stata premiata, e dispiace tanto, ma quello è il percorso che dobbiamo fare, di crescita, e dobbiamo continuare a lavorarci. Non c'è altra strada. L'ultima cosa da parte mia, alla prossima vittoria, non diciamo quando, per scaramanzia. Sì. Gli consiglio di fare un'altra foto? No, lasciamo perdere le foto, ma non è per la foto che abbiamo poi vinto, perché ripeto, la squadra ha fatto la prestazione, ma questa squadra ha bisogno di quelle cose. Chi ha fatto calcio sa che quelle cose lì ti danno entusiasmo, ti danno carica e ti fanno affrontare la partita successiva non snobbando l'avversario. Attenzione, noi non siamo andati a Cremona, se guardi la foto uno può pensare, sai, ma hanno festeggiato, siamo andati a Cremona allegri, no? E no, siamo andati ancora più determinati, ancora con più personalità, a voler prendere in mano la partita, a comandare la partita a casa della prima in classifica, seconda in classifica, e non è una cosa così scontata nel calcio. Quindi io ripeto, visto la Cremonese in 5-6 partite, ha creato qui in 10, 12, 13, 14 occasioni con tutti, con noi non l'ha fatto e non ha subito così come ha subito con noi. E con noi ha subito tanto, ripeto, abbiamo parlato di squadra organizzata della Cremonese, però io a fine partita, no, in quella partita lì, per merito del Parma, non ho visto dietro tutte quelle situazioni e occasioni, non è stata proprio una partita così perfetta a livello di organizzazione, però non siamo stati bravi a punirli, no? Questo ci è mancato, questo sicuramente ci lavoreremo. Grazie Sandro. Antonio, poi Guglielmo. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno mister. Buongiorno. I numeri dicono che c'è una leggera differenza di rendimento tra primo e secondo tempo, no? Si fanno punti nel secondo tempo, No, perché è semplice, mi è successo anche in tutti i campionati che ho vinto, perché nel primo tempo le squadre, no, tengono il campo in maniera, partono forte contro di noi, aggressività, magari ti chiudono gli spazi, ti chiudono le giocate con più intensità, con più... Poi, ecco perché dico, è importante andare a prendere in mano la partita, giocare, insistere. Stiamo giocando in una maniera tale dove a volte abbiamo tre quarti, no, a volte spesso abbiamo tre quarti dentro, abbiamo l'ampiezza con gli esterni, anzi, alterniamo queste giocate da dentro a fuori, e questa pericolosità, questa variante che stiamo trovando con le nostre caratteristiche dei giocatori che abbiamo,
ci sta dando dei risultati e dei frutti. Poi nel secondo tempo, a furia di farli correre, gli altri calano ancora di più, no? Noi manteniamo sempre lo stesso, no, input, a dimostrazione che la squadra fisicamente è cresciuta, sta meglio, e quindi attacchiamo sempre dal primo al 95esimo minuto. Poi nel secondo tempo si evidenzia di più, perché anche gli avversari li sappiamo stancare, e quindi un po' riescono ad abbassare quello che è il loro livello di aggressività, perché hanno corso a vuoto, perché hanno corso tanto, e quindi riusciamo a essere ancora più pericolosi. Sta nella logica delle partite. Sai quante volte mi è capitato di vincere le partite a 5 minuti dalla fine, a 10 minuti dalla fine, in B, dopo che per un'ora, un'ora e 10 gli avversari erano lì, tutti belli compatti, concentrati, però li facevi correre, li facevi smuovere, li facevi abbassare, no, il fattore di aggressività, di intensità, perché ovviamente il dispendio energetico c'era nel corso della partita, e magari alla fine trovavi il varco, lo spunto per vincerla. Quello fa parte anche degli atteggiamenti delle squadre che affrontano noi, perché ci temono tutti, il Parma è una squadra da affrontare, tutti omettono un centrocampista in più, omettono un difensore in più, omettono, abbiamo visto la Cremonese domenica, ha giocato esterno, magari Valsania, faccio un esempio, che esterno non aveva mai giocato, no? E poi si è fatto male, è entrato Zanimacchia, caso vuole, no, che poi è stato un giocatore, ma se non si fa male Valsania, Zanimacchia non entra, faccio un esempio. Però avevano messo un esterno più di copertura che di attacco, per la paura che avevano, vuol dire che ci guardano, vuol dire che ci temono, vuol dire che la squadra sta dando l'impressione di essere una squadra pericolosa. Chi vede le partite nostre dice sì, qualche errore ce lo mettiamo, però l'andare a scalare su una squadra come il Parma ti può far male dentro le linee, ti può far male fuori, ti può far male in profondità, ti può far male dall'esterno con gli aggiramenti, e quindi ovviamente pone dei rimedi, no? E quindi partono un po' più compatti, un po' più quadrati, un po' più, no, con una compattezza e un'intensità di un certo tipo, che questo poi, andando avanti con la gara, piano piano può sfumare, no? E lì dobbiamo essere bravi noi a insistere, a tamburellare, a essere tamboreggianti, arrembanti, e possibilmente mettere la palla dentro. Perché poi il sale del calcio è quello, non prenderlo e farlo. Ha dimostrato sempre nella sua carriera di credere e di avere il coraggio di far giocare i giovani, di lanciarli. Sì. Vlahovic sia, no, l'ultimo grande esempio. No, ce ne sono stati tanti, quindi... Tanti, in tanti ruoli, quindi non l'ultimo, è... in ordine cronologico, l'ultimo grande nome, no? Lo sta dimostrando anche qui, le chiedo, aveva accennato lei qualche conferenza fa, cioè i fischi magari che si sentono sul ragazzino di 18 anni che sbaglia il passaggio, cioè, come tende a proteggermi, ecco. Chi era? Era Bonnì, ad esempio, no? Quando avevano giocato. Ah, no, non l'ho... Sì, no, vabbè ragazzi, ma qui... nello stesso tempo, se tu guardi la formazione anche di sabato, ma non perché si gioca ogni due giorni, è normale. Noi abbiamo giocato con tre giocatori sopra i 25, 26 anni, 27 anni, 28 anni, Vasquez, Danilo e Osorio. Poi gli altri erano tutti ragazzi, tutti giovani. Se andiamo a vedere, 25 anni Tutino, Benedicia 21, 20, 21, no? Bene, Bernabé, Som, Del Prato, Coulibaly, Cobò, e Colombi in porta, scusate, c'era lui. Però per il resto la squadra è una squadra che sta tracciando traccia un programma che comprende anche la valorizzazione e la crescita dei tuoi giovani che hai. Quindi quando cambi uno con un altro è normale che poi, oppure vedi una crescita da parte del giovane che supera quella del giocatore un po' più esperto, non è che ci facciamo problemi a farlo giocare. Ecco, cosa che è successa a Bernabé, cosa che è successa a Bonni, cosa che è successa, che aveva dimostrato di far bene delle partite, che durante l'allenamento magari fanno bene, poi in qualche volta quando entrano in campo salta fuori un po' di emozione, un po' di cose, ma vanno capiti, vanno tutelati, aspettati, perché fanno intravedere delle qualità, delle caratteristiche interessanti su cui lavorare. Quando io ho allenato Belotti, che veniva dall'Albino Leffe, cioè aveva 18 anni, stoppava la palla, ma non lo dico perché gli voglio bene ad Andrea, a tre mesi era una punta
faceva l'esterno, messa a fare il centravanti, l'attaccante, dicevo, senti, vieni qua, andavamo ai 7 al mattino al campo, dopo l'allenamento ci fermavamo mezz'ora, stesso discorso Paolo Dybala, che veniva, adesso parliamo di Dybala, ah, ma Dybala, allenato Dybala, Icardi, sì, ma Icardi era con la primavera della Sampdoria, a 18 anni non conosceva nessuno, Dybala veniva dalla Serie B argentina, non lo conosceva nessuno, era un bambino e non si sapeva dove, neanche la sua collocazione tecnica, venivano al campo, lavoravano, Vlahovic stesso, primavera della Fiorentina, ma ce ne sono tanti di nomi, farne qualcuno in Angolan a 16 anni con gli allievi, no? Che giocava punta, seconda punta, messo a fare centrocampista, mezzo a campo, ma ci fermavamo, come mi fermo ancora oggi, terminato le sedute di allenamento o prima, per migliorarli sulla tattica individuale, le punte sulla difesa della palla, sull'attacco della porta, le mezze lune, i passanti, i tempi di smarcamento, perché il calcio poi è fatto di queste cose, se tu sbagli un tempo di smarcamento o invece di fare un passante fai un taglio, vai fuori dalla porta, tu il gol non lo fai, e in questo devono crescere, dobbiamo migliorare, cioè abbiamo tanti giovani nei rispettivi ruoli, chi fa l'esterno, chi fa il centrocampista, chi fa la punta, dove c'è potenzialità, ma ancora non c'è la scelta giusta al momento giusto, non c'è l'analisi giusta al momento giusto, non c'è la lettura giusta al momento giusto, che sia per un difensore, per un esterno, per una punta, un centrocampista. E più ci lavoreremo sopra, più questi alzeranno il loro bagaglio di tattica individuale. Ecco qui che poi, se sale il bagaglio di tattica individuale di un giocatore, migliora il reparto e migliora la squadra. Questo è così, il calcio è questo. Conosco solo questa strada e continuerò a farlo con questi giovani, con i ragazzi, ma anche i più vecchi, perché a volte sbagliano anche i più anziani, perché ancora trovi, ma anche in Serie A, faccio vedere a volte ai miei ragazzi, gol in Serie A di difensori che perdono un passante, perdono un taglio, sono male posizionati coi piedi, e quindi stiamo lavorando anche con i video per accelerare, facendo vedere anche errori di altre squadre, per cercare di accelerare questa crescita. Però nel calcio, poi a volte nel campo ci sono le letture, c'è la lettura che in quel momento leggi una cosa sbagliando e ci prendi gol, a volte ti salvi, come è successo a Cremonese sabato, che ha sbagliato in difesa diverse volte e si è salvata, perché c'è anche una parola che comincia con la C a volte, no? Che te cambia le cose, però quest'anno probabilmente in questa stagione ancora siamo lì a risalire, a voler mettere la testa fuori, ci stiamo combattendo, stiamo lottando, lo spirito, la squadra resta in partita, combatte, lotta, è aggressiva, gioca, sta crescendo, però deve riuscire a far girare questa ruota, e per far questo dobbiamo insistere, non c'è altra medicina che questo, e migliorare e lavorare. Grazie Guglielmo. Crederci. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno mister. La mia era una considerazione anche a margine, che volevo condividere con lei, sì. A margine anche delle sue 10 partite, no? Lei ha detto questa squadra deve diventare figlia dell'allenatore. Credo che ancora non sia diventata figlia dell'allenatore, anche perché Iachini ha cambiato 10 coppie d'attacco in 10 partite. È giusto è giusta questa considerazione, cioè ancora non ha trovato i suoi calciatori, no, non per è il che... suo modo di calcio. Aspetta, non è che non l'ho trovato, no. Aspetta, non è che non l'ho trovato, è che purtroppo noi siamo usciti da Alessandria, come dicevo, eravamo arrivati ad Alessandria dopo che avevamo recuperato Inglese, avevamo recuperato Benedicia, no, nelle sue problematiche che aveva avuto, avevamo trovato una coppia di attacco che poteva essere la coppia del nostro di questa fase qui, no? Poi sapevamo che a gennaio potevamo e dovevamo fare qualcosina in più, perché per migliorare ancora, per avere qualche freccia in più all'arco, però nei 34 giorni purtroppo siamo usciti dalla partita di Alessandria, dove Benedicia per 2 falli di gioco è uscito fuori ed è stato fermo 20 giorni, e ovviamente non è stato più il Benedicia di Alessandria. Inglese, fino alla partita con il Crotone che dovevamo giocare, stava bene, poi ha avuto un problemino e in questo senso è stato fermo. Quindi per forza, gioco forza, diciamo, ho dovuto cambiare, a mio malgrado e nostro malgrado, una coppia d'attacco che stava dando dei risultati e stava facendo evidenziare, diciamo, delle conoscenze e una crescita importante. Però è stata ricambiata e da lì abbiamo ricambiato, abbiamo messo altre, ovviamente, se non sono a disposizione degli uomini, devi mettere degli altri, come ci sta succedendo un po' adesso. Costa non c'è a sinistra, Cassata non ci può dare quella mano che ci aspettavamo perché è infortunato, come
quindi qualcuno è mancato. Pandev è arrivato, due spezzoni per cominciare a introdurre, no? Anche per portarlo un po' a migliorare la sua condizione fisica. Ci siamo andati molto piano negli allenamenti, per vista quello che è il suo percorso, è stato il suo percorso ultimo negli ultimi due mesi, che lui stesso ha dichiarato a Genova, dove aveva fatto poco, molto poco, e quindi in questo lo stavamo portando a una condizione giusta. Lo stesso Simi che è arrivato, quindi piano piano stiamo cercando di portare tutti a una condizione accettabile. Non è il discorso della squadra non è figlia dell'allenatore, la squadra è normale che più tempo lavorerà insieme e più tempo si conoscerà e più tempo migliorerà nella fase difensiva e nella fase offensiva. Poi, detto questo, dentro questo percorso, ripeto, i sei pali colpiti, tre salvataggi sulla linea, degli infortuni magari, dei ragazzi che rientravano da infortuni e magari non erano subito pronti, alcuni che si sono fermati inevitabilmente per scontri di gioco, traumi o altre cose, è chiaro che questo ha un po' frenato queste conoscenze, perché se stai sul lettino della fisioterapia non stai sul campo a lavorare e a migliorare, e questi siamo stati un po' frenati da queste situazioni qua. Quindi non è perché ho cambiato, perché mi sono divertito a cambiare o non c'era, no, avevamo trovato, come dicevamo ad Alessandria, una coppia d'attacco che ci poteva dare, secondo me, ci dava profondità, ci dava il legare il gioco, ci dava fisicità, ci dava dentro l'area di rigore, ci dava presenza, ci dava tante cose che stavano piacendo. Però ecco, poi queste cose, per indisponibilità di questi ragazzi, è venuta un po' meno. Abbiamo dovuto trovare altre soluzioni, nostro malgrado, tutto qua. E adesso continuiamo di partita in partita a vedere di recuperare tutti e di poter, ci siamo al mercato, abbiamo preso Simi, Pandev, perché nella convinzione che potessero darci un'ulteriore mano, e meno male che abbiamo preso, perché insomma, se no eravamo proprio ridotti al lumicino, no? Ma era un discorso che avevo fatto già con i nostri dirigenti, con la società, col presidente, di dire: in quel reparto purtroppo abbiamo avuto delle problematiche e dobbiamo mettere qualche elemento in più. Lì ci siamo riusciti e quindi ora speriamo di recuperare presto Pandev, che tutti gli altri ragazzi crescano e poi arriveranno anche i gol, no? Come abbiamo visto col Pordenone, abbiamo visto in altre circostanze. L'ultima per me, se posso, io certo. Ieri, in questi giorni, ho visto un po', sono andato un po' all'indietro per rivedere la sua storia, un po' le imprese che ha fatto, perché anche quando ha preso altre squadre è partito da situazioni, non dico compromesse, ma quasi. Difficili, sì. Difficili. Mi sembra però che, non lo so, che questa squadra forse non abbia, sempre da fuori, non abbia recepito tutti gli input di Achini, e le chiedo appunto se si aspettava di essere più avanti nella preparazione. Sì, ma attenzione, ma questo è vero, però non sempre tutte le cose sono uguali. Ripeto, qui stiamo lavorando anche, come ho detto prima, su un gruppo di ragazzi, una rosa giovane che ha bisogno di maturare, di crescere. Abbiamo avuto degli intoppi, perché abbiamo avuto degli intoppi a livello di infortuni o di ragazzi che venivano da infortuni che abbiamo visto per poco tempo, perché sono stati fuori dal campo e quindi non si sono potuti allenare. E quando parlavo, non sono alibi, è una constatazione, sei pali e tre salvataggi sulla linea in 9-10 partite in genere ti succedono in un campionato, ma neanche in certe stagioni non li fai. E invece noi, se andiamo a vedere dove li abbiamo presi questi pali, dove abbiamo preso questi tre salvataggi sulla linea, vai a contare i punti e ti vai a accorgere che sicuramente questa squadra, io non dico, non voglio sparare stupidaggini o cose, perché non sono l'allenatore che fa questo, però dico almeno 4-5 punti in più li vogliamo mettere alla nostra classifica. Ma poi non è tanto il peso in sé per sé dei 4-5 punti in più, no? Negli episodi, ma è soprattutto, no? È soprattutto nel fatto di quello che si parlava prima col collega, che è la fiducia, il morale che sale, la convinzione, l'autostima che cresce, e ovviamente questo ti porta a fare ulteriori, no? Passi in avanti. Però ci lavoriamo, a volte ti succede prima e nei campionati queste cose le attraversano tutti, chi le vive prima, chi durante e chi alla fine. E quindi noi ci auguriamo di poterla far girare questa benedetta ruota, e abbiamo solo un'arma: il lavoro, la convinzione, non abbattersi, giocare partite importanti, intense, aggressive, di spirito, di volontà, combattere, cercando di, attraverso il gioco, l'organizzazione e la mentalità, di arrivare al risultato.
Questo è quello che ho fatto sempre nelle mie squadre e mi auguro che questo possa venire qui.